Come va? Guardate davanti, attenti all'isolotto! Forza Gianni! Attenti o sparti traffico, ciao! Forza! Gnappa, gnappa! Sparti traffico, occhio! Lillo! Non guardate per te, ragazzo! Ciao Lillo! Dai, Mario! Sparti traffico! Devi dire, dai, yeah! Dai, oh, tempo! Vai, vai, vai! Forza! Stop, stop! Occhio, occhio! Attenzione, sparti traffico! Forza, matevi i lavantini! Oh, va su, guarda davanti a te! Guarda davanti! Guarda davanti! Attenti a sparti traffico! Guardate davanti! Vai. Dritto, vai! Vai Giuseppe, vai, va via! Angela, dai, Angela! Parti traffico, vai Monia! Daniele! Parti traffico! Ho fatto, è velocissimo! Oh, ma i corridori stanno tutti coglioniti, dai, vai, bocca al lupo! Vai, Marco, vai, è solo 500 metri, già ci vedete, sparti traffico, santi Dio! Diluviamoci! Mamma mia! A 300 metri siete ridotti così! Adele, sta attenta a un sparti traffico, amore mio, vai! Attenti allo sparti traffico, ciao! Ciao! Sparti traffico! Sveglia, sono solo 500 metri! Dai, accendi! E vai, Mauri!
Sto portando il traffico. Ma vedi chi c'è sta? Gabriella! Ma non ho visto cosa. Fermatevi a piar caffè se c'è la madre, bravi. Senti, un bel caffè. Mamma, da trovarmi male. Scusa, ma sta a piar te o a parlare? Sta a fare la cicoria. A destra la cicoria. Eccolo sto ragazzo e vai, ciao. Vai. Sono finiti? Sì, sì. Sì, ci sono rimasti dei residuati bellici là. Chi fa cicoria a destra? Chi deve fare cicoria a destra? Ciao. Forza ragazzi, forza ragazzi. O Coach è il primo dei due. Gran finale davvero fra Circir e il bravissimo Lalami Cercawi. Ha voluto essere e qui, complimenti Lalami, la maratona fa bene. Grazie. Purtroppo la maratona sento troppi gambi, troppi pesanti. Certo che sto sempre seguendo il chiniano perché se no non ce la fa. Grazie alla live, facciamo riposare. È arrivato anche Coach, dunque vedete Kenya, Algeria, Marocco, sì, conferma. Ed eccolo, è lui, è Stefano Massimi, il primo italiano. E poi ancora Riccardo Passeri, Berardino Chiarelli, Angelo Iannone con il numero 10 e poi Fabiano Carozza. Attenzione, è Giulio Perpetuo che ha i capelli lunghi, è impossibile che potesse andare a 30 e 45, abbiate pazienza. Allora di società e dunque un parterre dei primi 5 di primissimo piano, gran finale ora per anche per Giuseppe Minnici e poi Elia Sembai, ambedue della LBM Sport. Dovremo attendere ora l'arrivo della Best Woman 2014. Siamo a 32 minuti e 23 secondi. Salutiamo Christian Milana. Ottimo tempo per l'atleta dei Castelli Romani. Scorrono i secondi e dovremmo esserci ormai. Ho visto. Tra poco dovremo vedere l'ingresso al Cetorelli della prima donna, non possiamo fare assolutamente previsioni. Siamo a 32 minuti e 56, ancora qualche... È entrata la prima donna, è entrata... E ormai sta le ultime battute della Best Woman 2014, è sempre lei, e Margherita Magnani è per lei, l'accoglienza e musica, vai Franco! Margherita Magnani, allora 32 qualcosa e qualche secondo in più rispetto all'anno passato, le condizioni c'erano tutte, soddisfatta perché quando si fa il bis significa di essere, veramente molto molto in forma. Oggi ho faticato parecchio perché non sembra, ma nel lungomare tirava un vento assurdo e era sempre contro, mi sono trovata anche davanti al gruppo, proprio ho fatto 3-4 km faticando molto.
che sono rimasta, cioè, anche un po' staccata, sola, e, però contenta, un buon test. Grazie a Margherita Magnani, vedete come ha sottolineato quel chilometro e 8 di Scirocco, a tre nodi, e non è davvero molto molto impegnativo. Fiamme gialle dunque la bravissima Margherita Magnani, del di lei davvero l'Italia conosce tutto, ed ecco siamo alla medaglia d'argento femminile. Complimenti alla splendida, bravissima, chiedo scusa, la ormai espertissima di Best Woman, perché tanti anni, una volta l'hai fatta. Complimenti a Judite Varga, allora, meglio della prima volta? Sì, molto meglio, sono proprio contenta. Il vento ti ha dato noia? No, per fortuna ho trovato sempre un gruppetto, ho cercato di abitarmi, e sono proprio contenta perché sono rientrata dopo la mia seconda gravidanza, e all'ultimo momento poi sono contenta. Bene, ricordiamo che Judite è di origine ungherese, sposata a un italiano, vive a Forlì, una splendida città. Quanti bimbi, a proposito di gravidanze che ci hai raccontato? Ho due bimbi, la mia bimba ha 8 anni e piccolo 2. Complimenti, facciamo riposare, siamo a 36 minuti, stanno arrivando davvero i top. Andiamo a cercare la terza classificata, se riuscissimo. Eccola qua. Allora, Laura Biagetti, atleta umbra di Foligno, te eri accreditata un terzo posto alla Best Woman, non scherzi, anche te hai trovato il vento oppure sei andata bene, hai corso coperta come Judite? Diciamo che la maggior parte della gara l'ho fatta da sola e c'era la Giulia Martinelli davanti, però un po' 100 metri avanti, piano piano. No, diciamo puntata. L'avevi mai corsa la Best Woman? Ma sì, però tipo 5 anni fa, una cosa del genere, ma forse anche senza pettorale. Il percorso, brava, non è un bel esempio. Allora, il percorso come l'hai trovato? No, abbastanza piatto, scorrevole, bello. Bene, la vedremo alle premiazioni, complimenti a Laura Biagetti. Intanto i migliori, come vedete, stanno concludendo. I migliori in assoluto, siamo a 37 minuti e 10 secondi. Complimenti, splendidi appassionati della corsa, abbondantemente sotto i 4 a chilometro, anche per il ritornato alla grande Angelo Giuliani. Ricordiamo il patrocinio dell'amministrazione comunale. Tra poco saranno con noi il vice sindaco Anna Maria Anselmi, l'assessore allo sport Paolo Calicchi e il presidente della commissione sport Angelo Petrillo. 37 minuti e 47 secondi, bravissimi, abbondantemente sotto i 4 a chilometro, e quando si è sotto i 4 a chilometro si è campioni, una gara velocissima. Tra poco TVS ci darà i primi 10 e le prime 5, ricordiamo le premiazioni a partire dalle ore 11, mentre le premiazioni di categoria sono immediate dopo le 11:15, direttamente nei pressi del palco. Complimenti, siamo a 38 minuti e 25 secondi. Sotto i 4, ci avviciniamo ai 39 minuti, ed eccola Paola Patta, podistica Solidarietà. Soddisfatta? Tantissimo. Il vento? Nulla, perché correvi coperta. Con gli uomini. Benissimo, Roberta Poggiatto, tante volte nelle prime 10, gli anni passano, Roberta, vieni qua. Sei sempre splendida, ma gli anni... Girati che ti sono qua. Allora? Andiamo vista. Ma che fatica. Sempre bella. Allora, il vento? No. Allora, vede, un grande ritorno, Renato Mocavini, chissà da dove è uscito. Dalla bassa Toscana, è vero Renato? Esatto. Non potevi mancare alla tua gara.
Esatto, esatto. Quante ne abbiamo fatte qui? Con Roberta specialmente. Roberta, la migliore? 36,50. Oggi hai controllato il tuo crono? Sì. 36,50. Non sei nelle prime 10. Già. Forse nelle prime 15. Va benissimo, mamma mia che fatica. Bella giornata, posso fare una cosa? Quasi contenta. Grazie Roberta, Roberta Borgiato, Running Club e Futura. Oh, la prima di Fiumicino. Con Sabrina Carozza bisogna parlare, assolutamente. Sabrina, allora, il tempo sotto i 40, come voleva Marco Cacciamani, soddisfatta? Tanto tanto. Tu che sei una mezzofondista. Sì. Il tuo 1005? Che senso? Tempo? 4,58. È un altro gioiello, Sabrina Carozza, la Rara di Camilla Guglielmi, come Stella e Carboni. Allora, TDS. E vai! Complimenti anche a Fabio Solito e a Giovanna. Ci aveva detto Fabio che oggi non sarebbe stata una giornata perché è scarso allenamento. La testa non va, ma va bene, l'importante è esserci. Il portabandiera dell'Atletica Villa Guglielmi, Fabio Solito, la migliore, e Giovanna, complimenti, dell'Atletica Villa Guglielmi, anche se veste ancora la canotta della Mizuno e non della Givova. Benissimo, complimenti, diamo subito lettura. Complimenti Antonio Tiraterra, che viene da Orte. Allora, andiamo a leggere le prime 10. Donne, ha vinto Margherita Magnani nel 33-38 davanti a Judith Varga, 34-18, poi Laura Biagetti, 34-57, Giulia Martinelli, 34-59. Complimenti al mitico Davide Scorpo, primo dell'Atletica Villa Guglielmi. E poi ancora Eleonora Bazzoni, 35-38, Sveva Fascetti, 35-58, 36-10 per Federica Proietti, Paolo Salvatori è ottava in 36-18, 36-57 per Eleonora Bononni, Sara Carnicelli, 37 netti. E sono questi le prime 10. Best woman dunque si conferma Margherita Magnani, ha vinto la gara maschile e Rastur Circir 29-27. Siamo a 42-04, fra poco è il momento del maggior numero di arrivi. Cortesemente dobbiamo defluire, vi attendono i ragazzi di Atletica Villa Guglielmi per farvi indossare la medaglia dei 25 anni. Allora, cortesemente abbiate pazienza. Ah, no, non è possibile. Allora, voi avete ancora, dovete il chip, dovete defluire. Se vai qui, dopo ci si, per carità. È terminato, preghiamo, perché dobbiamo far defluire anche gli altri e far lavorare chi vuol fare le foto, no? Esempio. Allora, defluiamo cortesemente. Abbiate pazienza, perché fra poco siamo a 43 minuti sotto i 4:30. E complimenti, complimenti davvero, meravigliosi, bravissimi. Forza ragazzi. Bravi, siamo a 43 minuti e 28. Bravi, 43-40, siamo abbondantemente sotto i 4,30 km, sotto i 4,30 km. Complimenti, ricordiamo Decathlon Fiumicino, parco commerciale Da Vinci, con il marchio Calengi. Marchio Calengi, abbigliamento sicuro. Complimenti. Oh.
Dunque, intanto che avete terminato, siamo a 4,30 e qualcosa sotto al chilometro, vi diciamo che la Best Woman 2014 è Margherita Magnani, 33,38, e voi siete tutti meravigliosi. Complimenti a Barbara Verona. Barbara Verona, soddisfatta. Fabio Robusti non c'è, dove è scappato Fabio? Allora, ma è qui oggi? Allora ce lo fai conoscere Fabio Robusti? Barbara Verona, complimenti a Barbara Verona, 4,30. E guardate se poco per Sandro Cursi, presidente dei Ramarri. Quando c'è Sandro Cursi ci sono i Ramarri e c'è il sole, è vero Sandro? Aspetta Roberto. È vero, ogni volta che partecipiamo noi, se piove, esce il sole. Allora, andate a prendere, a indossare la medaglia di 5 anni. Eravamo insieme una settimana fa, tempo un pochino più brutto, è vero? A Firenze la maratona Piera Scarsella, complimenti, meraviglioso, tutte 25. Allora Roberto, tra maratona e 10 km che differenza la trovi? Climaticamente oggi è ideale. Domenica a Firenze era molto caldo e molto umido, abbiamo pagato le conseguenze tutti. Oggi è una giornata bellissima, paragonare un 10.000 a una 42 non c'ha senso, specialmente poi per chi come me la 42 la fa da anni col palloncino rosa delle 4 ore come pacemaker. Bene, Roberto Burtone, splendido pacemaker, Angelo Custode della maratona di Firenze, di Roma. E a proposito di Roma, ricordiamo la maratona, eccolo, Raffaele Panebianco, complimenti. Allora, Fabio, l'hai portato metro dopo metro, ci racconti come si gareggia con Raffaele Panebianco? Ci hai detto in allenamento che i tuoi occhi sono i suoi, ma lui ti indica addirittura i chilometri, è vero Fabio? Sì, confermo tutto, oggi è stato così, al sesto chilometro lui ci ha detto, guarda siamo al sesto, ma c'è un bandiere per il sesto chilometro. Raffaele, grazie. Grazie, grazie. Grazie a Raffaele Panebianco, atleta non vedente, con una grazie alle guide davvero, bravissime. Allora, siamo, questo è il momento di maggiore arrivo, 46,40, la medaglia, i nostri ragazzi dell'Atletica Villa Guglielmi vi faranno indossare la medaglia, preghiamo gli atleti che hanno terminato di defluire per evitare un assembramento. Vuoi tornare per cortesia? No, no, devi tornare indietro, non devi, defluiamo per favore in modo che consentiamo a tutti di indossare la medaglia, riconsegnate il chip, defluite cortesemente, favoriamo il deflusso, questo è il momento di maggiore arrivo, 47,23, abbondantemente sotto i 5 a chilometro, complimenti a tutti voi, una gara velocissima, vi diciamo chi ha vinto, la Best Woman è Margherita Magnani, 33,38, ha vinto Erasto Circir in 29,27, Claudio Minerva. Campionessa, troppo forte. Vediamo se TDS ci dice quali sono gli atleti che non hanno terminato. Cortesemente, signore, no, dell'Olympic Montecompatri, per favore, no, dobbiamo uscire perché non riusciamo a gestire poi tutti gli arrivi. Forza ragazzi, complimenti a Sparma, la mitica ramarra degli amatori Villa Panfili. Forza ragazzi, 48,26. È il momento di chi va quasi a 5 km, no ancora è presto, 48,35, dice bene, io vado sotto i 5, siamo a 4,50, 4,55, piano piano, un ringraziamento alla volontari della delegazione di vicino della Croce Rossa Italiana, ben 3 ambulanze, una postazione fissa, complimenti davvero, una grande professionalità. La Croce Rossa Italiana per le gare più quotate, ma sempre con la grande presenza, ci avviciniamo ai 50 minuti, 1250 arrivati finora, no, Pino, via, defluite, grazie,
Siamo quasi a 50, vediamo chi sta arrivando ora, tanti amici, tanti appassionati che dedicano la corsa, tanto entusiasmo. Allora, le categorie li vedrete a partire dalle 11.10 affisse nei pressi della struttura fissa del Cetonelli, nei pressi del palco, le categorie fra qualche minuto. Defruiamo per favore. Mitico, grande Valello. Allora, com'è andata? È meglio il tuo lavoro che duro oggi? Oggi è una grande soddisfazione. Bravissimo Michele! Bravissimo! Forza ragazzi! 50 minuti, ma a 5 km, ricordiamo Studio 5! Le vostre foto, la vostra best woman, la vostra emozione con Studio 5. Cinzia, qua. 50 e 37. Ci avviciniamo ai 1500 arrivati. Siamo 50 minuti e 53 secondi. Bravissimi. Complimenti. Ricordiamo, le categorie potrete verificarle nei pressi della struttura vicino al palco centrale. La premiazione delle categorie avverrà a partire dalle ore 11.15. La premiazione invece ufficiale è fra qualche minuto, alla presenza del vice sindaco della città di Fiumicino, Anna Maria Anselmi, dell'assessore allo sport della città di Fiumicino, Paolo Calicchio, del presidente della commissione sport Angelo Petrillo e degli altri amici che sostengono la Best Woman 2014. 52 minuti e guardatelo, Angelo di Cat Sport, 52 e 09, quando arriva Domenico Di Marco della Sea Runners, l'associazione cugina della Tredica Villa Guglielmi. Complimenti e vai con la musica, grande, grandissimo Franco Danese, il DJ delle più grandi manifestazioni nella nostra regione. Ilario scrocca nonostante tutto. Chi arriva signore? Marito dell'amica di Francesco. Allora, siamo a 52 minuti, abbiamo l'onore di avere con noi Stefano Massimi, primo italiano, campione italiano under 23 del 2012, del 2005, oro ai recenti campionati del finale oro di quest'anno. Allora, un mezzofondista che corre i 10 km, può andare bene? Penso di sì, nonostante sia per noi una gara molto dura, però è sicuramente un buon viatico per migliorare un aspetto fondamentale che è la potenza aerobica, e quindi ben vengano queste gare con le preparazioni. Primo italiano, hai battuto una serie di pezzi abbastanza grossi. Sì, gli altri sono partiti molto forte, erano molto più accreditati di me, però non mi sono demoralizzato nonostante qualche problemino tecnico, e alla fine sono riuscito per fortuna a riprendermi. Stefano Massimi gareggia con l'Atletica Riccardi, con l'Aeronautica Militare. L'Atletica Riccardi è una cucina di grandi atleti, è vero? Sì,
la classicità campione d'Italia 2014, abbiamo vinto anche nel 2012 ed investiamo molto sul settore giovanile. Io sono stato preso da loro 3 anni fa, uno dei pochi acquisti che hanno fatto, e quindi sono contento per questo. Bene, grazie Stefano Massi, lo troveremo sul palco tra qualche minuto. Ci siamo, vediamo i nostri amici meravigliosi, vediamo, sono quelli che giungono ora, sono i migliori in assoluto, perché faticano, si sacrificano. Complimenti davvero a tutti voi, grazie amici dei 54 minuti che siete all'arrivo ora. La tecnica Villa Guglielmi vi ringrazia e vi abbraccia tutte e tutti. Complimenti a voi, la medaglia dei 25 anni, e non sono pochi, 25 anni, vediamo se il TDS ci dice quanti sono gli atleti che hanno concluso, vediamo se riusciamo, e intanto preghiamo Margherita Magnani, Judith Varga, Laura Biagetti, Giulia Martinelli, Eleonora Bazzoni, Sveva Fascetti, Federica Proietti, Paola Salvatori, Eleonora Bonanni e Sara Carnicelli di avvicinarsi al palco per la cerimonia di premiazione. E così come Rassur Circir, Lalami Cercawi, Juad Zain, Filali Taliyeb e Yosafat Koec di avvicinarsi per la cerimonia di premiazione. Vieni qui all'arrivo, di un'altra pallone secondo me. Ma aspetta quell'altra gara. Tra il tetto e il tetto. Avanti, per favore, avanti. Qualche minuto e poi la cerimonia di premiazione sul palco delle prime 10 e dei primi 5, ed eccola qui. Allora, due medici, ve li presentiamo, reduci da New York, vieni qua, Giancarlo, Anna Rita, e non è medico, è infermiere, il mitico Gaetano Scognamiglio, che fino a questa mattina ha lavorato. Allora, correre nella tua città cosa vuol dire, dottor Giancarlo Bartolomei? Bella esperienza, bellissima, giornata bellissima, gara perfetta, tutto bene. Anna Rita Isidori, dottoressa Anna Rita Isidori, medico dentista, mentre il marito è medico di base. Allora, una nuova calotta, quella blu della Villa Guglielmi, della squadra organizzatrice, ti senti ancora di più a casa tua? Sì, assolutamente sì. Grazie a tutti. Allora, e New York, Gaetano? Benissimo, è andato tutto bene. È meglio la Bastumer che la madre di New York. Certo. Proviamoci, perché l'hai creata anche te. Gaetano Scognamiglio, il dottor Giancarlo Bartolomei, Anna Rita Isidori, alla loro gara, alla Best Woman 2014. Ci siamo ormai alla cerimonia di premiazione, e intanto Cesare Rossi, uno dei fondatori della Atletica Villa Guglielmi e della Best Woman, complimenti, non si allena mai perché lui corre in auto, speriamo di no. Allora, Angelo Petrillo, presidente della commissione sport, l'ho perduto. Presidente, sono 2 mesi e Fiumicino ha ospitato ben 4 gare podistiche. Le vogliamo ricordare, all'inizio ottobre la Trofeo Sant'Ippolito in onore del patrono della città, e poi il 9 novembre la mezza maratona, e poi il 30 novembre, una settimana fa, nello splendido scenario dei parco di Traiano e di Claudio, la terza tappa di Corri per il Verde, non c'è stupendo, e oggi la regina però delle gare, perché la Best Woman non ha fatto, non eri neanche nato 25 anni fa,
caro Angelo, e già la Verstappen correva. Sì, innanzitutto grazie a tutti voi per aver organizzato questa splendida giornata. Ricordavi le quattro maratone e dobbiamo quattro gare podistiche, dobbiamo anche ricordare che in tutte e quattro gare siamo stati assistiti dal meteo e dal tempo, e questo ci fa piacere. Eventi come questo non solo sono importanti per il livello sportivo e agonistico, ma anche perché riescono a mettere insieme diversi mondi, diverse generazioni, e soprattutto sono diciamo un viatico turistico per il nostro territorio. Molte persone, anche non di Fiumicino, visitano la nostra città, come è stato anche per l'ultima gara podistica che si è svolta all'interno dei porti di Traiano. Quindi mettiamo insieme turismo e sport. Complimenti a voi e continuiamo così. Grazie Angelo Petrillo, presidente della commissione sport. Angelo Iannelli, vieni Angelo Iannelli, contento a quello Stefano Massimi, primo italiano. Lui ha detto tempo. Sergio, prendi ancora, Sergio. Esattamente, forse non era a conoscenza Angelo Iannelli, campione tante volte italiano dei 3000 e Siepi. Proprio Stefano Massimi ha detto: sono partito dietro, loro hanno tirato troppo e io l'ho ripreso. È possibile una gara come questa che tu conosci sufficientemente bene? Ah, Massimi è stato molto bravo, è stato insieme a noi fino al settimo chilometro, poi ha cambiato andando verso Passeri, che stava perdendo metri sul gruppo di testa. È stata una gara molto difficile perché i primi 5 chilometri il vento un po' aiutava, la seconda parte ci siamo trovati col vento contro, quindi il gruppo si era spalsato, quindi ognuno di noi ha subito il vento. Però è sempre una bella gara, affascinante, pieni di atleti, e niente, la giornata è stata bella, ti voglio ringraziare per l'invito e spero che questa gara possa continuare per tanti anni. Bene, grazie Angelo Iannelli, campione tante volte italiano di 3000 Siepi, sarà alle premiazioni di categoria questa volta, esattamente. Allora, le premiazioni di categoria direttamente nella finestrella, mentre andiamo subito alla cerimonia di premiazione. Sul palco le prime 10 e i primi, le prime 10 e i primi 5 tra qualche minuto. Anche dalle 10 di sera, maria distrutta.
Angela! Porta il collo qua! Stiamo prendendo! L'hai visto entrare nello stadio? Ci penso sempre, no, ci penso sempre. Non l'ho visto sempre nello stadio, sono passato qua. Grazie Sergio, l'Angela. Ma come sei venuto? Era scritto. Stava male. No, non c'è. Basta? Ma non sei scritto. Ma convintomi a venire, capito? Allora, perché lui è già, sei scritto la promo. Se comprato il televisore da promo, se hai visto la... No, no, no. Ce ne erano due, ne hanno riportati due. Ma i Jacos che so. Sì. Però non mi sembrava sto sconto. Allora, online si trova a 4,40 più le spese, quindi 4,60. Con 60 euro di meno, però. Invece quanto? Con lo sconto se lo prendevi col compleanno, quasino ti accoggi e... Facciamo tre letti. Ma Piotr è arrivato? Secondo me sì. Lui... sta sui 5,40 più o meno. Io non l'ho proprio visto. Eccola. Non vedrà uscire lui veramente. Buono. Mamma mia. Forza! E qua è l'arrivo, sei arrivata. Oh, acqua. Com'è? Cammina. L'acqua. Cammina. Sete. Sei scordata. Aspetti che ti levo il chip. Complimenti. Grazie. Cammina. Bene. Cortesemente, lo so che l'onore di Minetti si rivolge alle donne, ma invitiamo...